Ciao. Ma che bello, fai le riprese. Sì, in teoria ho documentato le visite in tutti gli studi, così che se mi ricordo di accendere la videocamera, perché mi è capitato anche di non ricordarmi di accendere. Giusto. Allora, questi lavori sono di Simona Galeotti. Certo. Questi quadri neri. Che guardi, forse le conviene leggere così per capire un po', perché erano così immediate. Invece questa foto è tua. Questi lavori qua di sovrapposizione, quelli d'ingresso, quelli laggiù, piccolo New York, è tutto mio. E poi c'è Davide, gente, la fotografa. Ma sovrapponi questi lavori su... Allora, io lavoro, faccio vedere prima, e comunque la tecnica più o meno è sempre quella. Vabbè, adesso in questo caso no, perché questo è stato, io restauro anche immagini d'epoca. Ah, ok. E quindi questo c'è stato prima tutto un restauro sull'immagine, e poi quando l'immagine non sono riuscita a metterla a posto, perché era una piccola immagine veramente datata 1950, niente, ho poi pensato a fare un lavoro sopra, perché poi a parte che io adoro questa piazzetta, mille ricordi eccetera, ma poi proprio il torinese, piazzetta Maria Teresa, certo, è tra i posti più belli della città, esatto, certo, indubbiamente, esatto. Mi piace tantissimo. E poi nei miei lavori c'è quasi sempre Parigi, una città dove sono cresciuta, quindi ci sono le ballerine dell'Opera di Parigi, che sono queste ballerine qua, sono delle lampade in realtà, che illuminano tutto lo scalone centrale dalle 5 e mezza in avanti dell'Opera di Parigi. E volevo comunque che questo quadro, cioè, sì, vi ricorda, perché tornata, questa piazza ricorda, sì, comunque Parigi, Torino, sì, comunque ricorda Parigi, di unire queste, certo, certo, anche se è molto in piccolo, ma... sì, molto piccolo. molto piccolissimo, piccolissimo. Però vabbè, c'è un'idea. Comunque questa per esempio è stampata su specchio in foglia oro. Ah, addirittura. Infatti se tu si, guardi, si vede che è una foglia d'oro proprio. E proprio tutta sono tre fogli, perché non riuscivano a farlo con uno completo, però tutte queste venature, diciamo, la venatura proprio della foglia. Della foglia d'oro, sì, si vede, esatto, si vede. Poi visto così un po' di sbieco, si vede perfettamente. Esatto. Invece questo sopra è stato un viaggio pazzesco che ho fatto, forse una delle ultime che ha fatto partire, non so come ho fatto tornare, perché sono andata in Sudan. Ah, quindi certo. Forse pericolosissimo. Certo. A fotografare questo evento che c'era, cioè evento, io lo chiamo evento, ma è un baratto praticamente, perché questa città è al confine tra il Sudan e l'Egitto, e scambiano i cammelli col cibo. Penso. Ok? E in un posto abbandonato dal mondo, cioè proprio non c'è nulla. Si torna all'età della pietra. Sì. Sono questi berberi veri, certo, che sono analfabeti. Non riescono quasi ad avere, perché hanno mille dialetti, ma quindi non sanno neanche parlare neanche tra di loro. Certo. Quindi è stato molto difficoltoso, primo perché ero l'unica donna, secondo perché sei a rischio di rapimento costante, certo, terzo perché è un posto assurdo da arrivare, anche, certo, ti fermano, un posto di blocco mille prima di arrivare lì, quando ti fermano sono tutti armati, anche i bambini. Chiaro, sì, quindi anche... E lui, diciamo che alla fine di questo baratto, che già era una cosa pazzesca, io volevo andare perché è una cosa che veramente capita, sì, di vederlo forse una volta nella vita, certo, se ti capita. E lui era il berbero, proprio il capo, che è arrivato in macchina, l'unico che aveva la macchina. Pazzesco. Ed è arrivato ed è andato via, io ho potuto fotografarlo solo da dietro perché non sarei qua a raccontarlo, certo, con quella borsa che vedi piena di soldi e una mazzetta di soldi sporchi da erci in bocca, tra i denti. Allora quando poi è andato via, che ero più tranquilla, ho chiesto alla guardia di chiedere come mai fosse andato via con questa mazzetta in bocca, perché poteva metterle dentro la borsa, già. E perché quello è il loro codice tra veramente, non so, sono persone, cioè torni veramente indietro, non so come spiegarte, è il loro simbolo di potere. Lui era quello che comandava su tutti, perché era il più forte di tutti in questo momento, che gestiva, che storia. Esatto, una storia allucinante, incredibile. Poi anche tutta questa partenza di questi cammelli che vengono ammassati su questi camion e gridano tipo bambini. Buongiorno, piacere, Giulia. Buongiorno. Certo, io sono la sua. Buongiorno.
hai questi cammelli che poi per la cosa li usano poi per no, i cammelli vanno al macello per mangiarli, sì, perché esatto. Loro lo sanno, fanno le grida che sembrano dei bambini, sì, sì, una cosa tra l'altro impressionante che punto di vista impressionante lì. Anche come perché poi li mangiano, dai, mangiano la carne li ammazzano e poi prendono dei soldi perché lui era venuto a prendersi i soldi e invece di fianco adesso questo è uno specchio monolitico per cui è, sì. Uno, è sempre specchio, dà un po' il senso della tridimensionalità, certo, e soprattutto del movimento, cioè il movimento sì sì certo, ma non è vedi, sì, sì, sì. Ma sì, sì, sì. Non è in foglia oro ma chiaro. È monolitico. Che sta, è bella anche questo, usare questi materiali un po' particolari. Sì, li ho scovati veramente dopo una ricerca faticosissima. Un po' tutti i miei lavori sono fatti con la stessa tecnica. Lavori con la sua posizione. Alcuni, cioè questi sono su specchio, questi sono su canvas. Sì, sì. Poi ho fatto uno dei primi, e anche il lavoro di fotografie è anche tuo. Sì, questo si intitola People from New York, è il primo, ci ho messo un mese, in realtà ne mancano 86. Ma il mio cornicaio mi ha bloccata perché dovevamo chiuderlo per la mostra. Ah, e lì proprio il personaggio, la persona, c'è proprio l'America, certo, New York. Certo, ogni certo. Personaggio è assurdo, se guarda da vicino. Cioè, e sono Polaroid scattate. No, sono formato Polaroid ma scattate in digitale. Certo. E sarà il primo di una lunga serie, nel senso che ho deciso di fare determinate città, cioè ci sarà Parigi, ci sarà Palermo, ci saranno magari ci sarà Londra in bianco nero e sì, quindi lavoro più diciamo di reportage quasi. Questo è proprio street. Sì, street, vero, proprio street, sì, certo, esatto. Infatti. Belle queste immagini. E poi sicuramente New York è una città che è ricchissima di stili, perché comunque la quantità di persone che si vedono. Ma poi la particolarità, l'eterogeneità. Ogni foto veramente è un intanto è un quartiere. Perché sono stata quasi un mese. E beh, devi starci un po' prima o poi, se no fa la mano. No, anche perché alcuni appunto ti hanno permesso, anzi spero cioè si trova qualcosa, si permettono e ti aiutano nella. Ma tu ti fai filmare di territorio di ogni persona che hai fotografato? Allora, con tanti ci siamo lasciati delle email, erano molto contenti di partecipare a questo progetto. Ovviamente il papà di questa bambina mi era già permesso, quel ragazzo era su, si è messo in posa apposta, questo signore Ives, certo. Molto contento quel ragazzo che fotografa la fidanzata anche, certo. E tutti quelli che vedi in faccia sì, quelli che vedi di schiena ovviamente no, certo. Perché lo scatto lì deve essere e se no se perdi la carta l'attimo finisce finisce il momento, infatti infatti proprio infatti per forza questa situazione in cui noi ci troviamo quando giriamo delle immagini deve avere sempre l'autorizzazione, esatto. Tante volte io magari faccio scatto l'immagine, poi mi avvicino perché ovviamente sono tutte foto fatte molto più avvicino, quindi meno, no? Certo. E magari ne parlo poi dopo, intanto io sono fotografa, sto facendo questo progetto, certo. E quindi mi coinvolgo, coinvolgendolo le persone, anzi diventano parte di quest'opera e sono certo. Molto contente. Chiaro, e quindi partecipano, sono certo. Cioè se mi venisse da te, ci guarda, io sto facendo un lavoro su Torino, certo. E ti spiego tutto il mio progetto. Vai, sì, tanto vai pure libera. Il project è nato con una piccola quadreria sui mistici che ho conosciuto o che ho studiato. Certo. E poi, non mi ricordo neanche più come, si è allargato ed è diventato un lavoro veramente sociale perché sono state inserite delle persone comuni che hanno cambiato la storia con un'azione. Certo. Quindi persone come noi, chiunque ha il potere di poterlo fare. Certo. E quindi al di là del discorso spirituale, che tra l'altro ce ne sono molti perché magari attraverso la preghiera hanno cercato di migliorare il mondo, certo, non lo so. Chiaro. Persone comuni che magari tipo una persona che amo profondamente, Rosa Park, sì. La nera che si è seduta sul pullman negli anni 50, famosa, certo, e lì ha cambiato un pezzo di storia. Chiaro, queste chiaro, persone chiaro. Io le amo profondamente perché hanno rischiato anche la vita, certo, e certo. Un'altra persona, Frida Kahlo, non so, Frida Kahlo fra gli artisti, certo, chiaro. Yuri Gagarin che è stato chiaro. Un astronauta, certo.
E poi aspetta, che ci vengo. Ma bellissima, Gandhi, poi ci ho visto, ho detto Gandhi. Amelia Bloomer è la prima femminista che ha messo i pantaloni. Ah, famoso, certo, certo. Poi Elvis Presley per la musica. Apparentemente minori, ma che comunque sì, con un loro gesto. Sì, infatti, ma questo significa che non c'è nessuno di minore o di maggiore. Sì, tutti, chiaro, tutti possiamo, possiamo fare qualcosa. Infatti questo lavoro, il Work in Progress, ho fatto più di 100 personaggi. Certo. Dagli scienziati ai certo. Napoleone, per dire, chiaro. Cioè da chiunque, no? Certo. E poi invito le persone a scrivere un nome dal loro okay. punto di vista di qualcuno che ha cambiato okay. la storia. Ascoltami, e allungo il lavoro. Ascoltami, e la tecnica invece è un work in progress. Sì, work in progress. La tecnica è... Perché comunque si riconosce un volto più o meno. Intanto li chiamo i quadri che non si vedono ma si sentono, perché a me non interessa una rappresentazione, mi interessa certo. un'emozione e qualcosa che ti rimane sempre dentro, come queste persone che hanno segnato qualcosa certo, nella vita certo, di tutti certo. e quindi tu ti siedi qui e li ascolti, dopo un po' se ti metti qui vedi sì, inizia a vedere, qua, inizia a apparire, vengono immagini. Fuori e poi certo. a seconda anche della tua vibrazione viene quello con cui se tu riesci a comunicare di più. Se lo riconoscerei il personaggio se lo fuori. Conosci sì, ah, sì ovviamente lo so minimo, perché molti l'hanno detto un minimo, poi minimo. Il discorso della quadreria Peach di questi quadri sì, molto, ma è ricarico il ritratto, no, mi voglio rifare molto alla memoria, cioè certo. La memoria del passato, di tu vai a casa di tuo nonno, di certo, qualcuno che chiaro, conosci, classico. Vedi che ha i quadri di Modeo, queste cose, bravo. Però ha riempito la sua cucina, il suo tinello, la sua sì, camera di quadri. Con tutti i ritratti, i parenti, nonni, zii, sì, sì, o cose che ha vissuto viaggi, sì, sì, o qualcosa, sì, sì. Anche una cosa esterna che ti piace la metti, sì, cioè, sì, sì. Quindi lavoro sulla memoria. Mi viene in mente la parete che c'è nella stanza di mia mamma, che ha tutti i nipoti, figli, nipoti, una memoria che però ti dà sicurezza. Sì, 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 infatti che ti, è la famiglia. Ti senti a casa. Certo, no? E anche il lavoro che su carta catramata, sono rilievi su carta catramata. La carta catramata è una carta molto semplice, quella che usano certo. i muratori per le solette, è fatta col petrolio. Il petrolio è al centro della terra, quindi chiaro. Le nostre radici. Le nostre radici, quindi certo. c'è, è tutto un coinvolgimento. Cioè, queste poi in fondo sono le nostre radici. Sono le nostre vedere. Radici, i nostri certo. ricordi, le nostre emozioni. Certo, è chiaro, chiaro, chiaro. Ma è e bellissimo. Vorrei solo citare questa frase qui, che mi piace molto, l'Africa interiore di Paul Ritter, sì. che dice che, aspetta, siamo fatti di memorie che salgono e scendono come onde, riemergendo dall'oscurità di confini lontanissimi, illuminando piccole zone della nostra mente, il nostro inconscio, un'Africa interiore, okay. con inaspettati luoghi bui, impossibili da raggiungere e comprendere, una seconda faccia della nostra luna mentale. Cioè, quindi luoghi bui, quindi questo nero è anche un luogo buio, però in realtà è... siamo infiniti certo. e possiamo fare tutto. Certo. Cioè, certo. questo, secondo me questo è un lavoro di speranza. Cioè, certo. invito tutti a partecipare e a godere di questa sensazione certo. di presenza, di positività, di voglio dire, nonostante siano così nero, poi in realtà da estremamente è bello questo contrasto, cioè questi ritratti così che in cui perché non c'è il nero, volto, il nero è una forma mentis, sì, perché chiaro. Dobbiamo sempre dire il nero, il nero come è di negativo, infatti esatto, invece può essere qualcosa di è un luogo comune, brava, che voglio certo. rompere, chiaro, giusto, giusto. E poi comunque ho messo anche delle figure che teoricamente fanno, non c'entrano niente, perché come persone che hanno cambiato il mondo, tipo mia nonna, mio padre, chiaro. Il mio amico Turi era Pissarda, che è un certo, artista, infatti, lo conosco. Per me hanno fatto molte cose, certo. mi hanno cambiato la chiaro. Mia vita sì, sì, sì. E quindi sono comunque importanti. In no, ma per nell'arte te... ci deve essere sempre qualcosa che non c'entra niente con il lavoro, certo. cioè, secondo me, perché sì. è quello che ti voglio dire, se no è sì. tutto troppo regola. Sì, 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 no, no, è una cosa che esce, che è fondamentale. Cioè. Come un artista sarebbe quello di cercare qualcosa che esce fuori dalla banalità, dalla quotidianità, un po' interdetto, se certo. no è tutto troppo confuso. Chiaro, chiaro, chiaro. Anche ho già detto troppo, no? Sì, sì. Troppo. Sì, 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 non è infatti.